Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Allora, come avrete letto dal titolo, appunto, questo è un video che riguarda le superiori, appunto, il liceo, ovviamente. E come sapete, io quest'anno ho iniziato un liceo e appunto sto facendo il primo superiore. Però diciamo non è un vero e proprio liceo perché è un istituto professionale e il mio indirizzo è il turistico in ambito commerciale e quindi appunto si parla del turismo e del commercio. E ho visto che più o meno a inizio settembre, quando appunto hanno aperto tutte le scuole, che molti di voi mi chiedevano come è stato il mio primo giorno di liceo, come mi sono trovata, come ho scelto la scuola, eccetera, eccetera. So anche che molte di voi fanno le medie e magari appunto quest'anno, non so, fanno la terza media e hanno gli esami e appunto dopo le medie dovranno andare a un liceo e diciamo vi do dei consigli su come scegliere appunto il liceo appunto, ce lo posso fare. E allora partiamo dalla mia esperienza. Io sono andata in oddio, c'ho un capello. Sono andata in questa, cioè ho scelto appunto questo indirizzo perché per prima cosa io amo, stra adoro le lingue. Voi mi direte, potevi benissimo fare il linguistico? No, perché comunque volevo appunto una cosa che si basasse più sul turismo appunto e non solo il linguistico che più che altro è per le lingue. E allora, io sono andata in questo liceo che non conoscevo nessuno, però diciamo che già dal secondo giorno io ho fatto amicizia e mi arrivano messaggi, bello. E quindi per questa cosa state tranquillissimi perché se ce l'ho fatta io a fare amicizia, sicuramente ce la farete anche voi perché io sono una stra timida e ci metto un po', diciamo, a fare amicizia, però stranamente ce l'ho fatta. E comunque devo stare qui 5 anni, quindi prima o poi avrei dovuto fare amicizia, già. E allora, diciamo, un consiglio su come scegliere il liceo, più che altro è non fatevi condizionare, appunto, non so, magari c'è un liceo vicino a casa vostra e vostra madre vi manda lì perché appunto è quello più vicino a voi. Assolutamente no, questa è una delle cose più sbagliate da fare, secondo me. E poi seconda cosa, appunto, non sentitevi condizionati anche dalla scelta dei vostri amici, ma sentitevi di fare quello che più vi piace a voi, perché appunto il liceo comunque, o comunque le superiori in generale, vi devono dare un futuro. Quindi se magari fate un liceo che non vi piace, e poi alla fine dei 5 anni non sapete che lavoro fare, e tutte queste cose del genere, comunque appunto un liceo che non vi dà niente, comunque secondo voi appunto non vi dà niente, appunto assolutamente non lo scegliete, scegliete appunto una cosa che vi piace fare, e robe del genere. E allora, poi altra cosa che vi volevo dire, se magari qualcuno di voi, non so, è interessato al mio indirizzo, vi dico un po' le materie, sì, prendo il diario perché ancora non mi ricordo bene tutto l'orario e quindi appunto lo leggerò se magari lo trovo. Allora, diciamo ci sono le classiche materie, ovvero italiano, storia, matematica, religione, ginnastica, scienze. Sì, queste. E poi diciamo di materie per l'indirizzo, appunto per il turistico, c'è tecniche professionali commerciali e
Questa diciamo è la materia in principale. Poi di lingue io faccio francese e inglese. Poi vabbè c'è anche diritto e fisica. Poi mi sa che ho scordato geografia. Comunque sì, queste appunto ci sono le classiche materie che si fanno ovunque, appunto come vi ho già detto, italiano, matematica, storia, geografia, scienze, ginnastica, religione, appunto tutte le materie che normalmente si fanno in tutte le scuole. E nulla, cos'altro dirvi? Appunto come scegliere un liceo ve l'ho detto, appunto seguite diciamo i vostri gusti, sì, i vostri gusti personali, non fatevi condizionare da nulla e magari sentite anche qualche consiglio, ma appunto anche da questi non fatevi condizionare molto anche da questi, perché magari se una persona vi dice vai a fare l'artistico, ma a voi piace tutt'altra cosa, ok, ascoltate quella persona, però se quel liceo non vi fa entusiasmare, appunto c'è. Quella scuola la dovete far voi, non le persone che ve l'hanno consigliata. Quindi vi dovete sentire bene appunto nella scuola in cui state, l'indirizzo che fate. Questa appunto è la prima cosa che vi dico. Poi, ecco, un'altra cosa che volevo dirvi, sempre del fatto di andare ad una scuola da soli. Che prima o poi comunque ovviamente amicizia la fate con una, due, tre, quattro, cinque persone, qualunque siano. Ovviamente non potranno starvi simpatici, simpatiche tutte o tutti, ovviamente, perché in classe mia comunque, anzi, mi trovo molto molto bene, devo dire. Non me l'aspettavo perché comunque la zona in cui sta la mia scuola non è proprio il massimo, però devo dire che di questa scuola me ne avevano parlato male, e nel senso mi avevano detto c'erano tutti zingari, che girava droga e robe del genere. Comunque ho sentito delle brutte voci. Io primo giorno sono andata. Ho trovato persone normalissime e anzi, cioè, me l'aspettavo molto molto peggio. Devo dire che anche i professori me li aspettavo peggio, anzi, però comunque essendo appunto un istituto professionale, diciamo, sono più comprensibili rispetto ad un liceo, ovviamente. Questo sì, sicuramente. E nulla, sono 5 anni, poi ritornando sempre al discorso della classe e degli amici. E allora mi ricordo che il primo giorno praticamente avevo fatto amicizia con una, però poi tipo alla seconda ora l'hanno chiamata e l'hanno fatto uscire che si era sbagliata a scuola, perché praticamente nella mia scuola, cioè nel complesso della mia scuola, ci sono altre scuole, altre appunto succursali. E quindi sì, poi mi sono presentata ad altre due ragazze. Una già la conoscevo perché veniva a scuola mia, ma non ci avevo mai parlato. L'altra invece non l'avevo mai vista perché non è della mia zona. Invece l'altra sì, e sta tipo a 3 minuti da casa mia. E nulla, appunto le persone in classe mia sono molto simpatiche. Devo dire che per ora nessuno mi sta antipatico, se proprio devo dirla tutta. E penso che detto questo io non posso dirvi altro, perché appunto ora. Quant'è che è iniziata la scuola? Saranno, oggi siamo al 19 novembre, sì, perché questo video lo sto girando oggi è giovedì, ma questo video voi lo vedrete sabato, però appunto venerdì e sabato non avevo tempo di registrarlo, quindi ho detto facciamo l'ora, se no poi non lo potrò mai più fare. E sono arrivata un po' in ritardo con questo video perché appunto ormai è cominciata da 2 mesi,
sì, 2 mesi la scuola, e, però insomma spero che vi è ancora utile. E magari appunto come ho detto prima per le persone che stanno facendo la terza media o anche la seconda media vale lo stesso. E nulla, spero che questo video vi sia piaciuto e appunto vi sia stato utile. Se no, se non so, fate già il primo liceo oppure secondo, terzo, quarto, quinto, fa niente, spero che vi sia piaciuto lo stesso. Io vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!